felice come al solito di essere qui, anche perché il curatore, il direttore di questo ciclo è Fulvio Papi, e Papi riesce sempre a costringermi a dire di sì e mi fa fare un po' di strani esercizi intellettuali, come forse qualcuno di voi sa, io non sono uno storico delle idee. Mi è stato proposto di trattare questo tema che ha a che vedere con che ho formulato introducendo, citando per un verso l'idea di individuo, che è un'idea molto elusiva, molto controversa, cioè sottoposta a una varietà di interpretazioni del tempo, e l'altro termine, molto controverso, che è quello di società civile, il tutto riferito all'elaborazione del XVIII, del Settecento europeo. Ora, ho cercato di tener conto, anche spero con diligenza, del fatto che il tema generale di questo ciclo di lezioni è, come dire, quello di popolo e potere, no? Nella storia del testo. E allora ho fatto il mio esercizio in questo modo. Se uno ci pensa su un attimo, non è che col Settecento che si cominci a parlare, si cominci a usare in una varietà di modi, come vedremo, il termine individuo, termini individui, è lo stesso termine della società civile. Perché? Perché basta pensare di prendere il tema individuo e società civile e proiettarlo all'indietro nel grande 600 europeo, parlo solo della nostra tradizione europea, naturalmente, e voi vedete subito che nel 600 europeo la connessione fra l'idea che vi siano delle cose che chiamiamo individui e diciamo l'idea che vi sia qualcosa che chiamiamo società civile c'è e riguarda il ruolo degli individui in rapporto all'ordine politico. Questo lo pensate ai grandi, adesso per farla breve, insomma, pensate a Thomas Hobbes, pensate dopo la, verso la gloriosa rivoluzione a John Locke, cioè, per citare solo due grandi pensatori che pensano l'ordine politico sulla base a partire da una certa concettualizzazione, un certo modo di vedere individui. No? Uno dice individui, lì che cosa vuol dire società? La civil society, che cosa vuol dire retrodatando al 600? Vuol dire la società che è istituzionalmente provvista di una risorsa che è quella dell'autorità politica. Allora lì il problema è quello di mostrare in vari modi che l'autorità, l'esercizio di autorità politica nella varietà dei suoi modi può disporre di risorse, diciamo, di legittimità, può essere giustificato a partire da un certo modo di pensare gli individui. È diverso il modo in cui Hobbes pensa gli individui rispetto al modo in cui Locke pensa gli individui, ma in entrambi i casi individui e società civile vuol dire individui e giustificazione o meno dell'ordine politico. Quindi è un pensiero, diremmo noi, è un pensiero che mira a definire i fondamentali dello Stato, dell'autorità e della sovranità territoriale, a partire da una variegata idea di accettazione o non rifiuto ragionevole da parte di individui che fanno parte di quella comunità spazialmente definita. Ok? Pensate a tutta la varietà di idee in ambito europeo relative al patto di unione. Se uno pensa al patto di pactum unionis, il patto di unione presuppone naturalmente che qualcuno si unisca, e chi si unisce? Si uniscono persone, individui. Pensate a un pactum subiezionis,
che è congiunto, che è susseguente, come importa. E qualcuno deve assoggettarsi, deve avere ragioni per assoggettarsi, cioè questo risolve il problema, come si usa dire, dell'obbligo politico. Perché qualcuno deve ubbidire a qualcun altro? O perché qualcuno deve resistere invece all'esercizio arbitrario di autorità su di lui da parte di altri? Queste sono le ragioni dell'obbligo politico, sono quelle che contraddistinguono una società civile nel cerbero, volete dire, del diritto naturale, dei diritti naturali, del giusnaturalismo, perché in un senso molto semplice, poi se volete discutiamo, eccetera. Ecco, queste sono le ragioni che connettono in un certo modo individui e ordine politico e sono sostanzialmente messe a fuoco sullo sfondo del dilemma dell'ordine politico. Il dilemma relativo a qualsiasi ordine politico è quello se ci siano ragioni o meno da parte di coloro che sono tenuti alla conformità di ubbidire o di non ubbidire. Questa la filosofia politica si basa su questo. Qua dammi le ragioni della conformità, perché devo ubbidire in tutte le situazioni. Ci sono situazioni in cui sono autorizzato a ritirare la mia lealtà all'autorità. Ci sono situazioni in cui si deve esercitare, Maria Teresa, queste sono cose poi possiamo tornare indietro, diciamo, pensare a tutta l'elaborazione del medievale, per esempio. Il tiranno. Ecco, capite? Questa cosa si ripropone nel Seicento, a fronte dell'insorgenza di alcuni stati territoriali moderni, come il dilemma dell'obbligo. E quindi la nozione di individuo non è una nozione che è di società civile che emerge nelle forme in cui emergerà nel XVIII secolo, è una nozione che trova una sua interpretazione proprio sullo sfondo dei tentativi di costruzione della teoria, si usa dire, della teoria politica moderna o della teoria politica normativa moderna, normativa nel senso che ci dice come dovrebbero stare le cose a partire da come esse stanno sulla base di alcuni criteri. Criteri di legittimazione fondamentale dell'esercizio di autorità. Tralascio, perché la premessa sarebbe troppo lunga, tralascio il fatto che perché questo diventi un problema, tutti voi capite subito che perché uno debba trovare le condizioni per le quali uno debba trovare una soluzione, una risposta alla domanda perché io devo ubbidire a qualcun altro, presuppongono che cosa? C'è un presupposto fondamentale, che è il presupposto di una sorta di eguaglianza, di simmetria fra individui considerati indipendentemente dallo schema di autorità. I famosi stati di natura sono esattamente, si dice in gergo, dei controfattuali che tu usi per mostrare quale sarebbe il tipo di interazione fra individui, cancellando dalla lavagna norme, istituzioni, risorse di legittimità per autorità, e mostrando poi che i costi del permanere in uno stato di natura sono superiori ai benefici che si ottengono nel uscirne, cioè nel conformarsi all'autorità. Naturalmente, se fosse inverso, ci sarebbe il diritto a recedere. Ecco, non so se è chiaro. E questo è il tipo di problema in cui noi possiamo trovare nel XVII secolo, nell'elaborazione delle teorie dell'obbligo politico, una certa relazione fra individui e società civile, nel senso, come vi ho detto, che ha a che vedere con l'ordine politico. Chiudiamo questa premessa, perché l'ho introdotta? Perché la conclusione potrebbe essere questa: in quelle circostanze a cui ho fatto riferimento è l'istituzione dell'autorità che costruisce il noi, che costruisce la società, vogliamo usare il termine che ricorre nel titolo del ciclo, il popolo. Questo è un termine che viene poi dalla grande tradizione repubblicana, eccetera, ma il popolo c'è se e solo se è istituito lo schema di autorità legittimo. Alternativamente vi è moltitudine dispersa, ma non c'è un noi politicamente definito. È come se
in questa prospettiva la condizione che lì è condizione statuale, l'esercizio diceva prima il grande Jean Gaudin, l'esercizio di sovranità, una volta istituita la sovranità, allora questa genera società, genera legame sociale, genera vincoli, genera interazione, genera socialità. La socialità è politica. La socialità in stato di natura è al massimo il famoso homo homini lupus, è la guerra di tutti contro tutti. Una volta istituita e giustificata l'autorità, allora si possono generare i legami sociali, generare le forme di socialità. È chiaro, questo è il punto da cui partiamo. Perché? Perché la proposta che vi faccio, non è una proposta poi così innovativa, diciamo, ma è un modo per mettere sullo sfondo un po' le nostre idee, ragionarci su, è la seguente. Nel XVIII secolo, grosso modo, in quel periodo che usiamo chiamare il periodo del rischiaramento o come si chiama dell'illuminismo europeo, degli illuminismi europei, che sono molto diversi, sono molto variegati, come ci ha mostrato la ricerca storiografica di tanti anni, nello spazio degli illuminismi europei, il rapporto tra individui e società civile acquista un significato differente. Quindi è per contrasto con il significato che ho cercato sommariamente di indicare nel secolo delle grandi teorie del patto sociale, del contratto sociale, del patto di unione, della legittimazione dell'autorità, della sovranità, eccetera, e per contrasto con quello che vorrei presentare il modo in cui negli illuminismi europei si specifica una interpretazione alternativa della relazione fra individui e società civile. E preciso, come dire, in generale, che la relazione tra individui e società civile non ha più a che vedere prioritariamente con l'ordine politico, ma ha a che vedere prioritariamente con l'ordine sociale. Vedete che quella condizione si sta come invertendo, diciamo. Cioè quello che emerge è il fatto che deve essere messa a fuoco la centralità, in qualche modo la priorità delle forme di interazione sociale, delle forme di, chiamiamole forme di socialità, in modo previo, in modo prioritario rispetto all'analisi, allo studio, alla raccomandazione, quanto alle istituzioni, tra cui le istituzioni politiche sono quelle principali. Quindi non c'è un primato in qualche modo affidato all'esercizio di sovranità che a sua volta genera società, ma il fuoco si sposta sulla relazione fra individui in quanto relazione sociale, in quanto, diciamo, inclusione di individui o esclusione di individui da forme di socialità. E la vera grande innovazione di questo approccio negli illuminismi europei è il fatto che quello che emerge è il fatto che l'ordine sociale ha una storia. Cioè, e allora il problema sarà quello di ricostruire, di decifrare, di fare genealogia che ci renda conto della storia dei modi della socialità, cioè ci renda conto delle trasformazioni, dei mutamenti, degli ordini sociali nel tempo, sino a quello cui sono contemporanei o contemporanei gli osservatori che indagano sulla relazione tra individui e società civile. È chiaro così? Quindi viene in primo luogo, ci viene di fronte, va sullo sfondo il tema delle istituzioni politiche e delle forme di giustificazione o meno dell'esercizio di potere politico, ed emerge invece, si va a zoomare sulle forme di interazione sociale, sulle forme di relazione sociale, da cui emerge una varietà nel tempo di ordini sociali. Ok? Allora,
cosa vuol dire a questo punto il termine società civile rispetto al termine individuo? Possiamo ottenere una risposta considerando due grandi tessere di questo mosaico. Il mosaico è amplissimo, cioè ho parlato di illuminismi. Uno pensa al filosofo, poi pensa agli scozzesi, poi pensa ai tedeschi, a Lessing e a Kant, diciamo, poi pensa agli spagnoli e poi pensa appunto agli italiani. Il filosofo italiano, tra l'illuminismo lombardo e l'illuminismo napoletano, è di straordinaria importanza nella circolazione delle idee. Come pensate che il libro di Beccaria, 1764-65-66, le edizioni immediatamente successive, ha una circolazione fulminante, impressiona Voltaire, lui va a Parigi e comincia in Grand Tour. Per darvi un'idea, voglio dire, i genovesi e filangeri, piuttosto che Verri, sono figure di una società, di una république des lettres, come si diceva prima di internet, era una cosmopolitica, diciamo. Però io scelgo soltanto due tessere di questo mosaico per evitare l'orrore. Ho letto con grande tenerezza quella raccomandazione a un giovane conferenziere di Paolo Rossi, grande amico, grande studioso, grande persona, che è scomparsa poco tempo fa. C'era sulla Domenicale del Sole 24 ore, questa era tra le raccomandazioni, è quella di non andare oltre i 45 minuti per via della curva dell'attenzione. E per questo faccio due tessere sole. La prima tessera è questa, è l'invenzione, per dirla così, nel centro, nel cuore dell'illuminismo francese, della filosofia della storia. Uno mi può dire, come inventano la filosofia della storia nel Settecento, ma scusa, dice da Agostino, no. Bossuet è uno straordinario esempio non illuministico di storia, ma la storia fino al Settecento illuministico è vico, no? Scienza nuova. Ma che cos'è quella lì? In Bossuet e in vico quella è storia sacra. In vico è provvidenza, è factum verum, è provvidenza, è teologia resa storia. In Bossuet è provvidenza, è teologia, è storia innescata dal sapere di Dio, è Agostino in buona sostanza. No, questa è storia, la storia che si afferma inventando la filosofia della storia, è storia profana, è storia umana di esseri umani. È storia, infatti, di che cosa? È storia, si usa dire nel Settecento, di costumi, le mœurs. Mores, di Sitten, dicevano i tedeschi, è storia dei costumi, cioè degli usi e dei costumi, dei modi di convivere entro differenti forme di socialità che si susseguono nel tempo e pervengono allo stadio che c'è contemporaneo. Questa è l'idea della storia, non è storia, è storia profana. Vi segnalo, se siete interessati, visto che ho citato il compianto amico Paolo, che esce adesso, proprio in questi giorni, un libro di Pietro Rossi che si chiama Il senso della storia, proprio sulla filosofia della storia dal 700 al 2000, in cui ormai c'è Global History, che esce adesso in questi giorni. È un libro molto utile, molto interessante. Ora, come dire, inventarsi la filosofia della storia profana, cioè la filosofia dei modi in cui esseri umani hanno interagito con altri esseri umani nel tempo, e studiare e analizzare, indagare la varietà di questi tipi di relazioni che possono dare a varietà di tipi di società, è al centro dei grandi lavori, per rimanere a una delle due tesi di Voltaire, e deriva da una... È una prosecuzione in termini, come dire, diciottisti, settecenteschi, della querela di fine Seicento, la celeberrima querela sugli antichi e sui moderni. Perché lì c'è il problema, che di nuovo è in anni sulle spalle dei giganti che ci viene dal Medioevo, ma lì la querela con Perrault, con Fontenelle, è il problema del paragone degli ingegni, cioè se e in che senso si possa dire che vi sia stato progresso dei moderni rispetto agli antichi.
Questo richiede di raccontare, narrare una storia. E che cosa narro? Non narro la storia sacra, ma narro la storia dei modi in cui gli esseri umani hanno interagito fra loro, hanno fatto cose belle, cose brutte, hanno costruito cose, hanno distrutto cose, hanno generato valori nel senso cose che valgono, quali che siano, hanno istituito magistrature, hanno studiato forme di relazione tra alcuni che stavano un po' meglio, altri che stavano molto meglio, altri che stavano peggio, altri che stavano molto peggio, tutte queste cose qui. Si sono riprodotti economicamente, ecco, questi sono i costumi. E il celebre saggio di Voltaire sui costumi e sullo spirito delle nazioni è della metà secolo, del 1756. Se dovete pensare ai grandi lavori che noi oggi chiameremo di storia comparata di Turgot, Turgot come sapete fu poi per un anno e mezzo, fece un disperato tentativo di governo tecnico nella situazione di crisi della finanza pubblica di Capeto, e Matteo Gorgo è un grandissimo pensatore di straordinaria importanza e elabora questa sua visione di storia comparata in saggi che sono intorno al 1751, sino a quello che io trovo straordinario e commovente in una situazione molto più tragica, il famoso esquisse di Condorcet, del marchese di Condorcet, che delinea 10 stadi di socialità basandosi sulla perfettibilità umana e sulle catene delle virtù, la conoscenza e le virtù morali che si tengono assieme, e lo scrive mentre è già condannato a morte nella fase del terrore della Convenzione, se è giusto che proclama la Convenzione la sua condanna a morte, e lo scrive nascosto a casa di Madame Vernet, a Saint-Sulpice a Parigi, vicino a Saint-Sulpice, e a lume di candela scrive questo schizzo luminoso sulle magnifiche sorti, perché grazie all'incivilimento, società civile vuol dire società civilizzata. Questo non aveva senso nel 600 del rapporto tra civil society come Commonwealth e individui, ma diventa il tema dell'illuminismo, degli illuminismi europei. La società civile è la forma di socialità che ha una storia, che ha alle proprie spalle degli stadi differenti, che parte da uno stato di natura, ma non considerato come un'alternativa controfattuale, ma come considerato come uno stato originario, uno stato in generale, come dire, senza sovrappiù di nessun tipo, uno stato reintegrativo, come si dice, uno stato di barbarie. E poi ci sono altri stadi, e tornerò su questo tema, perché la grande idea degli stadi dello sviluppo nasce esattamente nella seconda metà del XVIII secolo ed è molto chiara ed è assolutamente influente, soprattutto nella versione dell'altra tessera, che è la tessera scozzese. Ora, queste semplici indicazioni spero vi consentano di vedere come qui, in questa prima tessera della filosofia della storia, si tratti di una idea di storia morale, del divenire civile della società, e quindi richiede un'ottica sempre comparata, perché puoi dire che qualcosa è civile se hai in mente qualcosa che non lo sia, oppure che qualcosa è più civile se hai in mente qualcosa che lo sia meno, ma hai bisogno di questo, e in questo senso è un giudizio di comparazione. In Voltaire è grazie alla virtù della differenziazione che si ha l'incivilimento e quindi gli individui si trovano a vivere in società più civile. È tutto eurocentrico questo, non poteva essere altrimenti, ma Voltaire allarga, come voi sapete, basta pensare ancora a Montesquieu, diciamo, allarga la comparazione, perché il mondo cinese, per esempio, è cruciale la comparazione. Le lettere per Sandra erano già state un buon esempio. La Cina, Voltaire studia per quanto può la Cina, che è fondamentale per vedere virtù e vizi delle forme di socialità esemplificate dalle scuole confuciane, molto più tolleranti
della storia dei conflitti religiosi, delle guerre di religione, quando Voltaire scrive nel Trattato sulla tolleranza, per secoli ci siamo sterminati per l'interpretazione di tre paragrafi. E i cinesi invece trova Kung Fu, il maestro dell'armonia e dell'equilibrio, ma trova poi la saniazione. No? Se voi prendete per esempio in Turgot, in generale l'accento è posto sul passaggio da dispotismo a libertà. Questo è un punto importante. Dispotismo ha libertà, non vuol dire una maggiore libertà da parte degli individui, nel senso, questo è un tema da tenere ben presente, nel senso molto preciso, che negli stadi precedenti l'individuo è definito, si direbbe oggi, ascrittivamente dall'appartenenza alla comunità, come si dice l'individuo è zero e la comunità è tutto, e il processo della società civile è un processo per cui ci si scosta e l'individuo non è definito solo dall'appartenenza, non vuol dire che non sia in un qualche nome, ma vuol dire che deve avere uno spazio entro cui è riconoscibile indipendentemente da noi cui appartiene. D'accordo? Questo è uno dei temi che diventerà fondamentale nello sviluppo dell'idea di individuo e sarà un lascito di questo tipo di pensiero settecentesco sul secolo successivo, e alcuni dilemmi che abbiamo noi sono ancora legati a questa cosa qua. Come accennavo prima, il mio grande marchese Condorcet, su cui c'è una superba poesia di Enzensberger sul Divino Marchese, l'idea è quella che i gradi sono i 10 stati, diciamo, in cui può trovarsi l'umanità, dipendono dalla connessione fra le catene della verità, cioè dello sviluppo della conoscenza, cui si associa, che tengono assieme lo sviluppo della civiltà, nel senso dello sviluppo dei costumi, cosa che si è rivelata una superba aspirazione e speranza destinata a fallire. Questo è legato all'idea appunto di virtù civili e politiche. Non è naturalmente che la ricerca sulle forme politiche di governo, sulle forme di potere politico venga meno su questo sfondo. Ma quello che viene fuori è che l'analisi, lo studio, l'invenzione di forme, la critica di forme di governo, il dispotismo, la tirannia a favore della libertà delle persone, diciamo, della maggiore o minore libertà delle persone, avviene sullo sfondo del divenire civili delle società. Cioè non c'è più l'idea che lo stato di natura è alternativo allo stato civile, ma l'idea che il divenire civili delle società, con quel fatto a cui ho prima fatto riferimento che è importante, cioè con il fatto che non puoi dire che comunità è tutto, individuo è zero, perché questo è tipico di stadi dello sviluppo che precedono, ma devi dire che nel processo di incivilimento, nella storia morale, nella società morale nel senso dei mores, tu hai l'affermarsi insieme di forme di governo non tiranniche, della tirannia dei cellulari, questo Condorcet probabilmente l'avrebbe previsto, perché tra l'altro era un matematico straordinario, avrebbe fatto calcoli computazionali e avrebbe elogiato anche Turing e Gödel, che ci ha portati all'algoritmo per fare i cell phones. Ma diciamo ciò che ha priorità è la società, e dato un certo stato o stadio dell'incivilimento, è allora che si porrà il problema della coerenza tra quello stadio della società civile e le istituzioni di governo e le forme e l'articolazione delle istituzioni di governo, dato quello stadio del processo dello sviluppo della storia morale di quella società. È chiaro fin qui? Ok. E qui allora, visto che è chiaro fin qui, sempre con l'incubo delle raccomandazioni di Paolo Rossi, vorrei fare riferimento, per chiudere questa prima tessera, a uno dei casi intellettualmente, filosoficamente, politicamente, più rilevanti
e più, che mostrano i dilemmi, che è costituito dall'idea di storia, questa volta per essere precisi, di storia congetturale, che proprio alla metà del Settecento, in particolare nel 1755, muove Jean-Jacques Rousseau a scrivere il suo celeberrimo secondo discorso. Il primo discorso era l'Accademia di Dijon, che chiedeva quello a cui risponde poi Condorcet, cioè se lo sviluppo delle arti e delle scienze contribuisca a migliorare civilmente i mores della società. Ma il grande, grande discorso di Rousseau è il secondo, ed è quello che si interroga, che ricerca l'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza fra gli esseri umani. Questo è il secondo discorso. Cosa impressionante di questo secondo discorso, tenendo conto di quanto ho cercato di schizzare, insomma, a proposito del rapporto tra individuo e società civile nella visione della filosofia e della storia dell'illuminismo francese, è che Rousseau si pone, al mio modo di vedere, con una carica di innovatività e di originalità, mischiando naturalmente, come sempre accade in queste cose, di tutto un po', si pone in realtà questo problema. Non accetta, ovviamente, usa ma non accetta la visione dello stato di natura che era stato proprio della grande tradizione del patto di società da cui siamo partiti. Però prende molto sul serio l'idea della storia delle forme di socialità, come storia di differenti tipi di interazione e di differenti generazioni di ineguaglianze, differenze e di poteri sociali, non poteri politici, poteri sociali. Quando noi parliamo del potere degli oligarchi della finanza, non parliamo di poteri politici, parliamo di poteri sociali. Quando parliamo dei mercati finanziari, parliamo di poteri sociali, non di poteri politici. Che poi siano più forti i poteri sociali dei poteri politici oggi, questa è una questione che non è che dimostri che siano politici, quelli là, sono sociali. Ora, l'idea di Rousseau è quella di mostrare come sia proprio lo sviluppo e la storia delle forme di socialità a partire da una congettura su una situazione iniziale, l'homme naturel. L'homme naturel, se qualcuno lo sa o ricorda, ha semplicemente due motivazioni, strutture motivazionali. Uno è l'amour de soi, vuol dire semplicemente che preferisce permanere in vita piuttosto che no, il conatus vivendi, questo ce l'avete nel 600, c'è Hobbes, c'è Spinoza, c'è tutto, ed è anche molto ragionevole, e la pitié, cioè la capacità di mettersi in panni degli altri. Ce l'hanno anche gli animali, dice, anche gli animali normali, dice Rousseau nel secondo discorso. Cioè, diciamo, queste caratteristiche motivazionali dell'uomo considerato naturalmente, vuol dire considerato indipendentemente dalla storia della socialità, del suo essere sociale, presuppongono che l'homme naturel sia considerato in isolamento. Questo può sembrare bizzarro, ma è molto semplice. Se io ho delle differenze con persone in isolamento, non ho confronti interpersonali, per dirlo in genere. Cioè vuol dire, se io sono alto 1,82 e un altro è alto 1,92 e uno è alto 1,70, allora, se noi non possiamo vederci, non possiamo fare confronti interpersonali, è chiaro che ci saranno differenze che non saranno ineguaglianze. In che senso io sono diseguale rispetto a quello di 1,92 se non lo vedo mai? Giusto? È una delle ragioni per cui nelle società contemporanee, non quelle contemporanee a Voltaire o a Rousseau, sono state tollerate ineguaglianze spaventose per il fatto dell'invisibilità tra ceti e classi. Diceva, ma perché non c'è il senso di ingiustizia? E quando c'è stata la percezione di ingiustizia? Gli indignati. Quando avete avuto la possibilità di
che era nudo, cioè che non lo potevi vedere, capite? Ma nel mondo ci sono invisibili. Ma lo vedete dalle strutture urbane, quando voi avete le favela da una parte, dall'altra parte avete Burundi, a San Paolo, in cui arrivano quegli elicotteri, nessuno li vede. I famosi tipi di Auger che stanno nei loro luoghi, o i tipi di Bauman che si incontrano sempre negli stessi aeroporti, negli stessi alberghi internazionali, quelli non li vedi, gli altri non li vedono. Sono chiaro. La geniale intuizione di Rousseau e Didier, ok, voi vi siete inventati lo stato di natura per mostrare la legittimità del contratto sociale. No signori, lo stato di natura è uno stato originario del tempo, lo congetturo, come fanno gli astronomi, dice lui, è uno che non interagisce con gli altri e quindi è al grado zero di socialità. Chiaro? Ma lasciamo che, supponiamo che dal grado zero di socialità ci si scosti, cioè comincino interazioni, interazioni faccia a faccia, piccoli aggregati, qui c'è enorme letteratura che lui usa, eccetera, piccoli aggregati, poniamo dediti al genere, il modello era quello della caccia, poi c'è il problema della pastorizia, della residenzialità, la formazione delle famiglie, la piccola iniziale, embrionale divisione del lavoro tecnico e poi del lavoro sociale, cominciano forme di socialità, cioè le forme di socialità sono forme di relativa interdipendenza delle persone, a cui piacciono, a cui no, non implica. A quel punto le differenze 1,82 e 1,92 brunetta diventano ineguaglianze perché c'è un mercato di riconoscimenti mutuo. Non so se è chiaro. Cioè quello che era la differenza, lì su così, quell'altro è così, ma non c'è interazione, non c'è confronto. Nel momento in cui c'è interazione, in cui c'è cooperazione o c'è conflitto, io mi misuro con l'altro. E sono riconosciuto in certi modi dall'altro e l'altro è riconosciuto in certi modi da me, giusto? A quel punto, se la differenza tra me e un altro su una certa dimensione può diventare ineguaglianza, perché c'è socialità, capite? Quindi l'idea geniale di Rousseau è questo che ha fatto impazzire i filosofi, cioè Voltaire, Diderot, che lo amavano molto, ma il problema era questo, che gioco sta facendo, perché lui scompare nel gioco, capite? Cioè mentre la visione di Voltaire, infatti Voltaire, vi ricordate la famosa risposta al secondo discorso, cioè Jean-Jacques, perché tu vuoi che noi torniamo a andare a quattro zampe o risalire sugli alberi come le scimmie? Cioè il mito del bon sauvage. Il problema di Rousseau è di dire, proprio perché io guardo dal punto di vista storico la storia naturale della società, allora vedo i modi in cui è solo nella interazione sociale che si generano, che differenze si convertono in ineguaglianze, che sono tutte posizionali, mutue. E allora avrò un agglutinamento delle diseguaglianze. Questo è il succo del discorso. Perché avrò il fatto che la differenza nella lotteria naturale di talenti e capacità genererà differenza nel controllo sulle risorse, cioè c'è chi ha e chi non ha. La differenza fra chi ha e chi non ha genererà una proposta di patto da parte di coloro che sono avvantaggiati socialmente perché vi sia conformità da parte di coloro che sono svantaggiati. E il patto, il contratto, sostiene un solo celebre pagina del discorso, non siamo ancora al contratto sociale, il contratto è un contratto iniquo. Perché iniquo? Perché è chiaro che si dice tecnicamente è razionale per entrambe le parti, per avvantaggiati e svantaggiati, convergere. Ma il problema è che tu lasci sull'esito di convergenza, cioè sull'accordo, sul contratto, tutta l'arbitrarietà morale delle dotazioni di partenza. Perché gli avvantaggiati si avvantaggiano ulteriormente, gli svantaggiati guadagnano così dal fatto di conformarsi all'istituzione di magistrature. Quindi questo è un famoso teorema di Nash, diciamo, è l'equilibrio che tu raggiungi, che è moralmente arbitrario ed è inaccettabile. Tanto è vero, terza conversione di diseguaglianze, che la diseguaglianza dei talenti e delle capacità, che diventa diseguaglianza di ricchezza e povertà, per intenderci, diventa alla fine diseguaglianza politica. E cioè
dal rapporto di potere, e questo è il punto, la società civile in cui si generano le ineguaglianze dovute alle differenze di potere sociale, a sua volta genera l'ineguaglianza di potere politico e questo genera la tirannia. E così si chiude il secondo discorso. Ora capite, dice la tirannia perché siamo arrivati alla follia che un vecchio cieco guida il giovane. Cioè è stato interpretato in mille modi, adesso chiudo. Ma ve la lascio come segnale della complessità del retaggio che ci viene dalla visione della storia morale della società che diviene civile. E il modo in cui Rousseau affronta la cosa è quello che gli consente di disporre di criteri del giudizio e della critica sociale nei confronti della storia per come essa è andata fino ad oggi. Il giorno dopo, il passaggio successivo, è il contratto sociale, che nasce esattamente dal secondo discorso. Chiaro? Ok. Rousseau è indubbiamente, con tutta la controversia delle interpretazioni, e indubbiamente a me sembra il più grande interprete del sentimento politico moderno, cioè del senso di ingiustizia moderno, che poi la sua teoria faccia falle da qualche parte, eccetera. Resta questo fatto, che la sua capacità di essere un interprete quasi fisiognomico è uno psicologo del sentimento moderno della politica. E questa è una cosa che sapeva il tipo strano che stava a Königsberg, Kant, il quale scrive che quando lui legge Rousseau deve leggerlo fino al punto in cui la sua partecipazione emotiva non vada a zero, lo deve rileggere molte volte perché lo entusiasma. Il termine entusiasmo è usato da Kant a proposito dei fatti di Francia, della rivoluzione francese, degli ultimi scritti di filosofia, della politica, della storia e del diritto. Ok, allora adesso che spero sia chiara questa fisionomia della prima tessera, veniamo alla seconda tessera. La seconda tessera ci spostiamo in Scozia, e in quel periodo l'Inghilterra non sta messa molto bene dal punto di vista della circolazione delle idee, aveva già dato tanto, c'è una fase un po' più. La Scozia è un fermento straordinario. Il illuminismo scozzese è straordinario perché, diciamo, unisce ai tratti del grande guru dell'illuminismo scozzese, che come è noto è David Hume, che politicamente suggerisce cautela e moderazione, unisce a questo i tratti del radicalismo repubblicano, e cioè pensate a, come accennerò, Adam Ferguson e soprattutto a un autore molto noto a Marx e poco noto a noi, che è John Millar. Milano, Imola, Livorno, ancora Roma, John Millar. Ora, la cosa per completare con un minimo di coerenza la proposta di argomento che vi faccio, la cosa che colpisce immediatamente è che certamente anche gli scozzesi, peraltro sono tutti in interazione tra loro, no? Rousseau va a trovare Hume lo trova molto antipatico, lo caccia via, noioso, cioè. E credo avesse ragione Hume in questo caso. Però la cosa tipica degli scozzesi, per il contesto storico, per il contesto economico, sociale, civile, eccetera, in cui questi si trovano a riflettere e indagare, la cosa tipica degli scozzesi è quella che a loro interessa soprattutto non tanto una storia morale della società, ma quella che loro chiamano una storia naturale della società. La naturalizzazione della storia delle società. Come si fa paleontografia? Si fa con i modi della socialità, con i modi con cui le persone, i modi del convivere, le forme, le relazioni sociali di produzione, di soggezione, di dominio, di resistenza, queste cose qua. Allora, perché non fare una storia naturale della società civile? E guardate, questo è il maggiore impegno di tutti i grandi dell'illuminismo scozzese, a partire dallo scettico cauto Hume,
se voi prendete, la faccio molto breve, ve lo prometto. Se voi prendete non tanto i famosi saggi storici di Hume, ma proprio l'approccio che Hume propone per l'analisi delle precondizioni, delle circostanze che devono essere soddisfatte perché si generi società civile, perché si generino forme di convivenza ben ordinate basate sulla virtù artificiale della giustizia, il tema già nel Trattato sulla natura umana, il tema dei saggi. Voi vedete che Hume, che di nuovo ha sottomira le tesi del contratto sociale, sostanzialmente si impegna nell'analisi e nell'analisi genealogica delle condizioni date le quali la iterazione, la ripetizione, l'iterazione di interazioni individuali, quindi l'iterazione di interazioni individuali, genera e si fissa in convenzioni. Convenzione vuol dire accordo, esattamente come è un agreement, la convenzione, è un accordo, esattamente come un social contract è un agreement, è un accordo. Qual è la differenza? Che nella visione anche di Rousseau, peraltro, il contratto sociale è l'esito collettivo di scelte individuali. Cioè io raggiungo l'obiettivo che voglio e ciascuno raggiunge l'obiettivo che vuole, se prendiamo il modello di Rousseau, se posso prendere altri. La idea di Hume, che avrà un'enorme influenza fino al secolo scorso, l'idea di Hume è che la società è l'esito di interazioni individuali come conseguenza non attesa rispetto agli scopi individuali, se è stabile come convenzione. Questa è l'idea di fondo, questa è l'idea che tu non statuisci norme e disegni istituzioni, non sei un costruttivista, tu devi semplicemente ritrovare quegli equilibri relativamente stabili in cui si fissano le convenzioni, perché una volta che le convenzioni si fissano, le norme insorgono, come si dice nella teoria, nel gergo contemporaneo, della evoluzione o dell'insorgenza delle norme, è esattamente una teoria di questo tipo che infatti ha fatto a pugni nel secolo che è alle nostre spalle, non ai tempi degli scozzesi e dei francesi. Prendete il contrasto classico, ritornato di moda in questa terribile crisi sistemica in cui viviamo, Hayek, Keynes, e avete esattamente questa. Lo vedete questo? La tesi sull'insorgenza delle norme è in generale, nella sua forma più, come dire, intellettualmente robusta, è quella di Hayek, di Friedrich von Hayek. E poi ci sono i nipotini di Hayek che sono spesso mediocri. Ma Hayek è un grande, no? Io non sono d'accordo, però è un grande. E la tesi di Keynes invece è una tesi pensa che non è che se tu hai scopi è necessario che li persegua, ma hai una probabilità di perseguirli. Mentre la tesi di Hayek è che siccome abbiamo conoscenza limitata, il perseguire scopi è destinato a effetti perversi. Questo adesso detto. Queste cose nascono nella visione di storia naturale della società del Settecento, dell'illuminismo scozzese. C'è un'altra grandissima figura intellettuale, visto che ho introdotto il riferimento a Hayek, Keynes, salticchiando un po', che è Adam Smith. Adam Smith è professore, come sapete, di filosofia morale a Glasgow, risente molto nella sua teoria dei sentimenti morali, che è la prima grande opera, della influenza dal punto di vista della visione etica di Hume, in particolare della tesi di Hume sulla simpatia, che è quella capacità di mettersi nei panni dell'altro, la pitié di Rousseau, quindi vedete che c'è quest'area di famiglia, e in particolare Smith elabora nella sua teoria dei sentimenti morali l'idea dello spettatore imparziale. Questa cosa che sembra così astratta e bizzarra
è stata, per darvi un'idea se qualcuno è interessato, è stata recentemente riformulata in modo molto audace e interessante, non prima. Teoria dei sentimenti morali è della fine degli anni 50, 1759, la richiesta delle nazioni è del 76. Non illustro la ricchezza delle nazioni, perché è piuttosto lungo come libro. Però qual è il problema? Cosa emerge lì? Che questa storia naturale della società incorpora in primo piano il divenire, lo spazio della produzione e riproduzione economica della società, uno spazio che ha caratteri di sistema, di cui posso rinvenire regolarità. La political economy, cioè l'idea, la policy, che si chiamava, l'idea cioè che io possa trovare assiomi e teoremi, leggi, diciamo così, in un ambito dell'interazione sociale, che preservano una certa stabilità nel tempo, cioè l'arena degli scambi in presenza di divisione del lavoro e di fattori di produzione e della combinazione, che poi diventerà ricardiana, tra rendita, profitto, salario nella ripartizione, questa idea che l'universo degli scambi è regolato da leggi e che il compito dell'economia politica sia quello di identificare queste leggi, non perché il mercato o l'arena degli scambi, come volete voi, sia tutto. Il mercato non mangia la società, nella visione di Adam Smith, degli scozzesi. Il mercato vale se solo se vale la moralità soggiacente ai mercati, cioè vale solo se vale la teoria dei sentimenti morali. Su questo Smith fu un cattivo profeta. Perché? Perché se voi prendete gli altri due grandi esempi di storici naturali della società nell'illuminismo scozzese, vi incontrate subito con un altro Adam, che si chiama Ferguson, Adam Ferguson, il quale scrive, e qui proprio siamo, Fulvio deve dire che sono stato dirigente, scrive questo celebre saggio che si chiama Essay on the History of Civil Society, saggio sulla storia della società civile. In due parole, Ferguson presenta, diciamo nel modo più perspicuo rispetto ad altre elaborazioni, la teoria stadiale dello sviluppo. La teoria stadi dello sviluppo. Questa ha influito sulle teorie dello sviluppo economico fino a Grecia e Croce, quindi non è una roba. La teoria stadiale dello sviluppo, la storia naturale delle forme di socialità, è basata sul passaggio da una, come accennavo prima, da un grado zero di stato stazionario e di economie migranti sostanzialmente al consumo, alla cosiddetta società commerciale, come la chiamavano allora. Una società commerciale è una società caratterizzata dalla divisione sociale e tecnica del lavoro, dall'aumento delle opportunità di benessere complessivamente considerate e dalla generazione, proprio in funzione di questo, di un ordinamento asimmetrico, si diceva, in ranghi. Solo che i ranghi non sono i ranghi della società d'ancien régime, ma sono le stratificazioni sociali, le classi sociali generate esattamente dal divenire commerciale la società civile. Allora gli individui non sono definibili, non sono più quelli che appartengono a comunità, ma sono identificati dalla posizione che hanno nelle relazioni sociali di produzione, nei ranghi generati dalla società commerciale. Questo riconosce Ferguson, Smith è un po' più cauto, forse lì Hume aveva più peso, questo riconosce Ferguson. È il dilemma della società commerciale, perché questa stratificazione in ranghi è in collisione o in contraddizione con le virtù repubblicane di individui liberi. E nasce così il tema se le società commerciali possano convivere con le virtù repubblicane, ecco perché questa è la parte radicale della tessera scozzese, di individui liberi e non sottoposti a potere arbitrario e dispotico, nel senso del neorepubblicanesimo, se volete, di Philip Pettit, eccetera. Il più radicale
in questa analisi delle ineguaglianze generate dallo sviluppo della società commerciale che finisce per smanciarsi di virtù repubblicane, John Miller, che sono due edizioni, la prima è del 1771, la seconda del 79, scrive osservazioni sull'origine dei ranghi sociali. Ora riflettiamo insieme su una cosa. Siamo partiti, vi ho proposto di partire per essere più preciso, da una premessina che riguardava il rapporto tra individuo, ordine giuridico e ordine politico nella visione del Seicento, della seconda metà del Seicento. Poi siamo passati a vedere come il rapporto tra individuo e società, anche società civile, assume un altro significato se adottiamo la prospettiva della storia del divenire civile delle società. L'abbiamo visto nella tessera francese e l'abbiamo visto nella tessera scozzese. Quello che viene fuori, se pensate a Miller, all'ultima battuta che facevo, è che la gerarchia, cioè il rapporto di subordinazione, in questa prospettiva non è generato prioritariamente dalla struttura delle istituzioni politiche, è endogeno nella struttura sociale. Questo è il problema. La gerarchia è il degree, se voi pensate al straordinario pezzo di Troia e Cressida di Ulisse e Shakespeare, sul famoso pezzo sul degree, sulla gerarchia, no? Ma la gerarchia lì riguarda l'esercizio di autorità politica. La gerarchia di Miller non riguarda i rapporti politici tra persone, riguarda i rapporti sociali fra persone. Quindi è la società che, divenendo civile, genera il disequilibrio dei poteri sociali, cioè i rapporti di subordinazione. Capite? E allora la visione dell'individuo cambia rispetto all'individuo che doveva essere libero, immunizzato, tale addirittura da consentire l'esercizio di potere politico, perché il potere sociale lo inchioda. Cosa mi fa venire in mente questa conclusione? Vorrei solo accennarvi a, per mostrarvi la complicazione di tutta la faccenda e spero anche la suggestione di riflessioni nostre, soltanto due o tre eredità, ma proprio piccoline, quelle legate ai primi, diciamo, 40 anni, 50 anni dell'Ottocento. Primo, pensate come in Europa continentale, alla Germania, i lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, che è un filosofo molto importante. Hegel è sempre stato, da sempre, attentissimo agli scozzesi, da sempre. Nella sua visione complessiva, se voi prendete il termine società civile, e lì comincia poi tutta la variazione, è la cosiddetta Bürgerliche Gesellschaft, che dopo la caduta del muro di Berlino Darren propose di chiamarla Zivilgesellschaft, perché Bürgerliche Gesellschaft si porta dietro il Bürger, che è cittadino ma è borghese. Ora, Hegel inchioda le forme di socialità della società commerciale al nascente capitalismo e mercato, le inchioda dentro una struttura più ampia, le mette dentro il sistema dei bisogni, in cui gli individui sono atomi che interagiscono atomisticamente. Una visione dell'individualismo. Allora, siccome questo non ha stabilità, per dare stabilità a questo cosa faccio? Prendo sta roba e la sbatto dentro una cornice sostanziale che è statuale, è lo Stato. Dalla particolarità del sistema dei bisogni, che è una specie di Stato minimo, perché prevede polizia, corporazioni, interessi, scambio atomistico fra individui considerati atomisticamente, solo lo stato etico, adesso per dire parole povere, può tenere assieme e generare il buon ordine sociale. E siamo tornati ad un'idea
che è lo Stato che genera l'ordine sociale. Questa cosa. Prendete il suo allievo più intelligente e penetrante, che è Marx. Qual è l'idea di Marx? Marx nel 1944 ha in mente che le condizioni della società commerciale, cioè del nascente capitalismo manchesteriano, stanno mutilando le persone. Stanno rendendo le persone straniere le une alle altre e straniere a se stesse. E che il prelievo mi sovra più, nel suo termine non è ancora il prelievo del plusvalore, sta studiando in quegli anni Smith e Ricardo in particolare, e che le condizioni della schiavitù moderna delle società civili, commerciali, sono quelle che impediscono e coartano la possibilità dello sviluppo unilaterale dell'individuo. Questo è il Marx del 44. E naturalmente il Marx che arriva all'ideologia tedesca, che arriva per la critica dell'economia politica, che arriva al Grundrisse, che arriva al momento del Capitale, per rimanere alle sue opere di critica dell'economia politica, come diceva lui, è un Marx che rifiuta in alcun modo, che capovolge l'incipit di Hegel, che cosa muove le società, che cosa è endogeno del mutamento sociale, i modi della riproduzione sociale, economica delle società, generate da un particolare equilibrio instabile e contraddittorio tra relazioni sociali di produzione, tutta roba dentro la società, questa non c'entra con lo Stato. Lo Stato è il comitato d'affari della borghesia. Le istituzioni si basano, le idee, l'ideologia, semplicemente stanno sulla quella base lì. È una metafora vitruviana quella dell'Aufbau, della struttura. Vuol dire che semplicemente quelle istituzioni politiche, esercizio di autorità politica, forme di rappresentanza, stanno su quella roba là, ma è quella roba là che se si scuote c'è il sisma. Non so se è chiaro, se è semplice, no? E quindi la priorità della società sulla politica, la priorità è la questione sociale, non è la questione politica quella centrale per Marx. E questo è il secondo vantaggio. Pensate sempre nella prima metà dell'Ottocento all'enorme sviluppo dei modelli di ingegneria sociale basati sulla teoria degli stati. Pensate a Kant, Auguste Kant. In genere non si tiene mai presente, ma ci sono degli eccellenti studi sulla strana coppia Hegel e Kant come visioni dello sviluppo della società attraverso stati o attraverso figure, come avrebbe detto più elegantemente anche teologicamente Hegel. E dall'altra parte pensate all'altra storia, il discorso di la celebre eloquente orazione di Benjamin Constant nel 1819 all'Ateneo Royale sulla libertà degli antichi e dei moderni, in cui di nuovo la nozione di individuo viene vista come quell'area che deve essere protetta rispetto all'esercizio di poteri identitari o poteri comunitari e poteri politici anche, che diventano dispotici se quello spazio di indipendenza individuale non è protetto e presidiato. E infine, 1858, in onore di Harriet Taylor, pensate a All Liberty di Joseph Mill, dove di nuovo si lega il problema delle civilized nations e del presidio della libertà intesa non meramente come non interferenza, questa è la famosa libertà negativa della conferenza di un secolo esatto dopo, più un anno, di Isaiah Berlin a Oxford. Non è solo la libertà negativa, è libertà negativa certamente, non mi mettere le mani addosso, habeas corpus, habeas mentem dovremmo dire noi anche, ma è anche libertà, come non soggezione, cioè rispetto all'esercizio arbitrario di potere, ed infine libertà come fioritura umana, cioè come sviluppo, come human flourishing, come sviluppo delle persone, nelle loro differenze e nella diversità. Ok, grazie.